poi la fase di interlocuzione anche per quello che è, diciamo così, una partecipazione collettiva tra comune, fondazione, cassa di risparmio, commesso, si sviluppa fra di loro. Io preferisco non esserci perché non è la mia competenza, però devo dire che mi è piaciuto il progetto e ho visto un senso di grande interesse anche da parte della Torre. Si può dire, Presidente, che adesso il Franchi è in vantaggio sul campo di Genova come possibilità per realizzare lo stadio e per portare avanti questo discorso? Io capisco lei che cerca di trovare diciamo similitudine calcistica, è molto simpatico, però non possiamo certo fare un'analisi di questo genere. Oggi l'unica cosa che qui veniva prospettata e presentata è un'ipotesi architettonica, progettuale di stadio, ma soprattutto poi la sua sintonia con i servizi che anche attraverso altri finanziamenti, anche attraverso altri progetti si inseriscono in quell'area. La tranvia che da Viale del Mille arriva a Rovezzano, i progetti di parcheggi che possono essere ricavati da quell'area ferroviaria di Campo di Marte che viene lasciata in disuso, da quello che possono essere i collegamenti pedonali tra via Mannelli, largo Giannarelli e quindi la zona dello stadio, la compatibilità ambientale del quartiere che offre una bella riqualificazione. Devo dire, sta venendo fuori un'idea di città molto interessante.